Ciao a tutti ragazzi, sono sempre Tummy e benvenuti a questa nuova puntata del Tummy Tell. Questa puntata non sarà lunghissima, anzi sarà abbastanza corta perché non sono tantissime le cose che ho da dirvi, però quelle che vi devo dire sono molto importanti, quindi state a sentire. Allora, la prima notizia che vi devo dare è quella delle vacanze, perché ebbene sì, anch'io vado in vacanza, andrò in vacanza dal 17 fino al 31 di agosto, quindi non ci sarò, ma i miei video ci saranno, perché ovviamente come faccio sempre quando vado in vacanza, lascio programmati i video che li carico già in questi ultimi giorni prima di partire. Li lascio programmati per alcune date e in quelle date si renderanno visibili e potrete vederli tutti. Ho in progetto 5 video appunto che ho già fatto, montato e li devo solo più caricare e programmare, che saranno pubblicati appunto uno ogni 3 giorni, quindi ne caricherò uno, lascerò un buco di 2 giorni, ne caricherò un altro, buco di 2 giorni, un altro. Farò così e con 5 video dovrei riuscire a riempire tutte le quasi 2 settimane che non ci sarò. E la domenica che tornerò inizierò di nuovo con i video perché sarà il giorno che dovrò caricarne un altro. Quindi non rimarrete senza i miei video per questo periodo. Ma parliamo delle rubriche. Allora, Pokémon Smeraldo Perfetto l'abbiamo praticamente finita. Io e Zumpa mancava l'ultima parte extra che abbiamo registrato e appunto fa parte di questi 5 video e verrà caricato penso come secondo. Il primo invece video che caricherò farà parte di una nuova rubrica, la nuova serie di Let's Play che vi avevo già annunciato di un gioco per GameCube, che, di cui ho registrato le prime 2 puntate anche con il commentary già montate, aspettano solo di essere caricate, e appunto la prima verrà caricata questa domenica, ve lo dico già. Questa domenica sarà resa visibile a tutti e quella dopo, penso la settimana dopo. Spero che possa piacere questa Let's Play, è un po' diversa dal solito, come ho detto anche perché è fatta in post commentary la mia voce, però spero che vi incuriosisca e vi tenga attaccati allo schermo, anche se appunto come forse vi avevo già accennato non sarà lunghissima ma durerà solo 10 episodi, quindi verrà presto anche sostituita da qualcos'altro, però spero che vi possa piacere. La rubrica che invece sostituirà Pokémon Smeraldo Perfetto, dobbiamo ancora iniziarla, sarà sempre fatta con Zumpa, perché come ho già spiegato sul mio canale ci sarà sempre una rubrica fatta con Zumpa e questa sarà in genere una rubrica Pokémon ovviamente. Infatti per compensare la mancanza di rubriche Nintendo, visto che quella che inizierò su GameCube non è un gioco Nintendo, ma ci sarà sempre un gioco Pokémon e quindi quello che inizierò con Zumpa sarà un gioco Pokémon, ma abbiamo più idee in testa. E quindi come fare per soddisfare le vostre esigenze e anche le nostre, perché ci sono progetti più facili da realizzare, alcuni più difficili. Come fare? Semplicemente penso che proporrò una votazione con le quattro possibilità che abbiamo. Abbiamo quattro possibili let's play da fare, tutti e quattro di Pokémon. Sono molto diversi tra di loro e tutti su giochi diversi, ovviamente, alcuni con cose speciali, alcuni più strani, più stravaganti. Starà a voi poi scegliere quale sarà il migliore, quindi quando tornerò a settembre, prima di settembre aspettatevi una votazione e appunto potrete votare la vostra Let's Play preferita e quella che riceverà più voti la inizieremo con Zumpa. Poi non vi preoccupate perché comunque le altre, anche se non avranno vinto, le faremo in seguito, solamente quella che vincerà avrà la precedenza su tutte. Molto bene, passiamo all'ultima rubrica che faccio, ovvero Saints Row the Third. Che ho ancora 2 episodi in cantiere che sono già montati, editati, aspettano anch'essi di essere caricati. E ho fatto le super rime. E questi due faranno parte dei 5 video che appunto verranno caricati in queste 2 settimane. Spero solo che Saints Row possa riscuotere un po' più di successo perché è la rubrica meno seguita sul mio canale. Ovviamente quello che era di più era Smeraldo Perfetto, però. È la rubrica meno seguita, arriva appena a 100 visualizzazioni. E mi dispiace perché secondo me è una rubrica fatta, è quella che ci metto di più a farla. Quindi a sto punto, cioè, io la continuo, però se vedo che proprio nessuno gliene frega niente, potrei anche stopparla, però ci devo pensare. Per ora la continueremo comunque tranquillamente. A settembre ci sarà anche un gradito ritorno di una rubrica a cadenza settimanale che forse voi tutti ricorderete, ovvero Giochi da paura che prenderà la sua terza stagione e quindi avevo già creato lo show Giochi da paura con la prima e la seconda stagione e quindi a settembre ricomincerò con la terza. Quindi
e spero che possa piacere. Mi ricordo che comunque qualche gioco di più, qualche gioco di meno, comunque era piaciuta pa parecchio la rubrica, e la riprenderò anche quest'anno, quindi. Quindi a cadenza settimanale, ogni sabato da settembre riprenderò Giochi da paura. Un'altra importante news riguarda la Vermedia e il Wii U. Infatti finalmente sono riuscito con la Vermedia Game Capture HD a registrare il Wii U. L'intuizione per farlo mi è venuta provando a registrare con la Vermedia la PS3 di Zumpa, perché abbiamo dovuto cambiare un'impostazione. E mi è venuto in mente, ma se abbiamo dovuto fare quello sulla PS3? Non è che per caso bisogna farlo anche sul Wii U. Infatti ho provato a cambiare le impostazioni della TV, l'attacco che non era più HD ovviamente, ma component, e la risoluzione a 720p l'ho messa, e infine sono riuscito a registrare una partita a Monster Hunter, alla demo di Monster Hunter 3 Ultimate. Quindi vi lascio adesso un piccolo spezzone di video per farvi vedere come viene la qualità col Wii U. E dato che finalmente sono riuscito a registrarlo, sono molto contento perché ero convinto che la Vermedia ce la poteva fare, perché l'ho visto fare a tantissima gente. E quindi sono riuscito a farlo. E quindi a settembre, oltre alle nuove rubriche, a tutto quello che vi ho annunciato, magari farò qualche speciale, magari anche con Zumpa, su Nintendo Land e su Zombie U, che sono i due giochi che per ora possiedo. Quindi vi godetevi questo spezzone e ditemi se la qualità secondo voi è abbastanza buona. Perfetto, per le news è tutto, passiamo subito alle domande utenti. La prima domanda arriva da Black Robot 7, anche se non è proprio una domanda, e mi scrive: scusa se te lo dico, ma essendo estate dovresti caricare i video con un po' più di frequenza per soddisfare i tuoi iscritti. In realtà gli avevo già risposto, gli ho detto che questa cosa che non carico video non così frequentemente come si potrebbe pensare, cioè probabilmente, anzi senza probabilmente, ho caricato molti più video d'inverno quando c'è scuola che adesso d'estate. Il fatto è che d'estate hanno tutti meno voglia di fare le cose e anch'io sono così. Non avevo tanta voglia certe volte di fare video, preferivo andare in giro, giocare, fare altre cose. Però,
Comunque vedrò di impegnarmi un po' di più, infatti adesso ho programmato questi 5 video ogni 2 giorni in modo che possano soddisfare voi, i miei iscritti. Un'altra cosa che mi è successa, che l'ho scritto nel commento di risposta già a lui, è che mi si è rotto Camtasia Studio 8 e anche il 7, si sono rotti entrambi in contemporanea, non so come può essere successo. Praticamente si vede mezzo schermo nero quando renderizzo i video e quindi non posso fondamentalmente registrare, non posso editare nulla e devo praticamente sempre passare per un altro computer. Quindi devo fare il video su questo computer, passarlo sull'altro computer, editarlo, riportarlo su questo computer e caricarlo. Quindi è un po' un casino fare tutto, però mi sto aggiustando, come vedete. Anche per questo ritardano un po' i miei video ad uscire, ma spero che comunque la cadenza non sia troppo distante un video dall'altra. La seconda domanda ci arriva da Steven Koja. Ma cosa c'è di bello nel mettere i soprannomi ai Pokémon? Beh, questa è una domanda un po' strana, non mi è mai arrivata una domanda del genere. Diciamo, il bello di dare i soprannomi ai Pokémon è che, niente, ti senti più vicino a loro, diciamo, nelle Nuzlocke, non so se sapete cosa sono, le Nuzlocke sono delle sfide che servono ad aumentare la difficoltà dei normali giochi di Pokémon. Nelle Nuzlocke una delle regole obbligatorie è dare i soprannomi ai Pokémon perché serve a rafforzare l'unione tra l'allenatore e il Pokémon. Questa è, diciamo, un po' una simbologia più che altro. Però noi i soprannomi li diamo giusto per dare dei soprannomi stupidi, appunto. Per esempio, quelli di Smeraldo Perfetto erano tutti giocatori del Milan, quelli di Pokémon Cristallo erano tutti rapper. Noi diamo nomi per, diciamo, cerchiamo di dare i soprannomi in una maniera un po' stupida, in realtà non ha molto senso, però vabbè. Ad esempio io i soprannomi li do sempre ai Pokémon, ma perché è divertente. Zumpa quando gioca da solo non li dà mai perché non gli piacciono, però va, diciamo, un po' a gusti. L'ultima domanda arriva da Johnny King che mi chiede: come fai a mettere la grafica e lo sfodo? Si riferisce ovviamente alla sidebar di Pokémon Bianco 2. Avevo già risposto a questa domanda, come si mette la sidebar? La sidebar si crea con Photoshop e poi la si applica con Camtasia, appunto Studio 8 o Studio 7 a seconda di come si vuole applicare, con Camtasia Studio 8 è più facile. Quindi devi usare questi due programmi. Per crearla potrete guardare qualche tutorial su YouTube, anche se ho visto che in italiano non ce ne sono molti e quelli che ci sono fatti male. Quindi magari in un futuro non troppo prossimo potrei fare anche un tutorial per come creare le sidebar perché non ce ne sono molti come ho detto. Comunque non è un processo complicato, la cosa più difficile è crearla, dopo che la si è creata metterla ai video è facilissimo. Quindi questo era tutto per le domande, spero che il Tumitel vi sia stato d'aiuto, vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo a settembre. Ciao a tutti!